Per le interviste a casa Rinaldi, un'altra giovane artista che io imparerò a conoscere con voi, vi presento adesso con vero piacere. Ben trovata Veronica Kirchmeier, che Ciao, nome. Ciao ciao a tesoro. tutti, ciao Daniela, Ciao buongiorno. Veronica, italianissima, ma con un cognome Italianissima. austriaco. Esatto. Sì, ho solo le origini austriache perché mio padre appunto ha queste origini austro-ungariche per l'esattezza e quindi ci portiamo dietro questo bellissimo cognome d'arte, quasi lo possiamo definire, ce È l'ho già. bellissimo, è imponente, è un cognome imponente. Devo dire che la prima volta che l'ho letto Grazie. dico adesso come si pronuncia, invece è Adesso. facilissimo anche da pronunciare, devo dire. Allora, Veronica si avvicina all'età, o meglio, si avvicina al mondo della musica all'età di 11 anni suonando il pianoforte, giusto? Esatto, Ma sì. è tua mamma che ti ha Ho spinto oppure sei stato tu a scegliere? avuto. Ma no, in realtà la mia esperienza relativa alla musica nasce ancora da più piccola, perché se posso raccontare questo piccolissimo aneddoto. I miei genitori mi hanno iscritto al casting dello Zecchino d'Oro da piccolissima, quindi avrò avuto forse 6-7 anni. Passai, mi ricordo, il provino, però ogni tanto insomma così ci ripensiamo con mia madre perché ero talmente timida, ero talmente così chiusa, insomma, nei miei pensieri già da bambina, un po' introversa così, che non decisi di non andare, però ero stata presa e mi ricordo che mi preparai il brano di aiutami adesso, scusa, facciamo un lapsus, Modugno, quindi Volare nel blu dipinto di blu, e mi misi a imparare questo pezzo e lo passai con questa signora che mi accompagnava al pianoforte. Quindi quello è stato il mio primo approccio, diciamo, alla Debutto, musica. sì. Esatto, però appunto ho deciso poi di non andare perché mi vergognavo tantissimo, quindi ho lasciato questa bellissima occasione. Poi successivamente, appunto, ho visto che mia madre mi ha cresciuta un po' a A pane pane e e musica, esatto, con tutti i racconti su insomma, dei personaggi con cui lei ha passato la sua adolescenza musicale, perché lei ha collaborato con grandi artisti del calibro di Renato Zero, Califano, Paolo Limiti, ma tu appunto, tutti. mi bruci Ah, questa cosa. scusami, ho bruciato tutte le cartucce così. Però no, per me, perdonami. Però no, era importante ricordarlo perché dall'inizio mi aggancio subito a questo dettaglio perché veramente devo a lei la passione grande per la musica. Appunto, grazie a lei, infatti, mi ha iscritto appunto ad una scuola di indirizzo musicale dove ho iniziato ad amare anche lo strumento del pianoforte, come dicevo. E poi ho imparato a studiare musical, insomma, ho iniziato un po' il percorso artistico, diciamo. Artistico, sì, perché dobbiamo ricordare che Veronica Kirchmeier è la figlia di Elena Romano, che è una notissima autrice musicale per Franco Califano, il grande califfo, che chi lo Un grande dimenticherà mai, califfo. Paolo Limiti, Edoardo Vianello, Renato Zero, quindi ha scritto cose importanti, canzoni importanti per questi personaggi grandissimi che hanno fatto la storia della musica italiana. E allora adesso io da questa cosa vado subito alla fine, poi ci voleva che tua madre scrivesse anche una cosa per te, mi pare giusto. Ci voleva. Ecco, e per te ha scritto, allora, torniamo, qual è il titolo della canzone che ha scritto per te, tua mamma? Come tu Come mi tu mi vuoi. Bravissima. vuoi. Ecco, gliel'hai chiesta tu o lei l'ha data a te la canzone? No, in realtà lei mi aveva fatto sentire questo brano e mi aveva incuriosito tanto la tematica, perché appunto se posso parlare un secondo della tematica, mi dai? Sì. Ok, bene Daniela. Sì, perché tratta di un tema molto attuale, che è quello del passare del tempo, della non accettazione dei segni un po' estetici del passare del tempo, no? Che ogni donna, ogni uomo può avere nel corso della sua vita, no? A qualsiasi età. E quindi mi aveva colpito particolarmente questo argomento e quindi ho detto: guarda mamma, questo brano potrebbe essere giusto per me, però poi l'avevo lasciato lì in stand-by. Poi successivamente ho voluto proporlo al mio arrangiatore per sentire anche da lui, insomma, un parere anche sulla struttura, sulla melodia del brano e devo dire che l'abbiamo un po' modificato perché ovviamente sia nel testo che nella melodia, insomma, nella struttura musicale, però poi siamo riusciti a creare, secondo me, a buttare giù un testo, cioè un brano nel complesso molto, molto orecchiabile.
molto sfizioso, insomma, poi lo dico da sola, però insomma. È vero, è così, anche perché poi è fondamentale col tema che tratta, che ognuno di noi a qualsiasi età è giusto che si accetti così com'è, non andare a cercare chissà quali canoni. Questo Brava. invece, adesso che ci sei, è il quarto singolo che tu ci fai ascoltare, che anticipa un album alla quale stai Esatto. lavorando e che quindi uscirà. Sì. Devo dire che come melodia, in Adesso che ci sei, non manca, mi piace. Grazie. Grazie. Devo dire che ho ricevuto tanti complimenti su questo brano e insomma era una cosa un po' inaspettata perché io, come ho detto anche a tanti altri tuoi colleghi, parlando di questo brano, questo è stato una sorta di diario per me. Io l'ho scritto a mo' di, perdonami, a mo' di flusso di coscienza, quindi mi sono messa lì e ho buttato giù queste, diciamo, queste riflessioni, no? Molto interiori, se vogliamo, su una relazione, su una storia che non era andata come avrei voluto. E poi non l'ho scritta con l'idea, con l'intento, perdonami, di pubblicarlo. Poi l'ho fatto sentire a mia madre. Ho fatto sentire a mia madre, che è ovviamente un po' il punto di riferimento, come si può capire, insomma, che mi segue, che mi aiuta, che mi sostiene, insomma, in questo percorso. E lei mi ha detto: guarda, che questo brano merita, queste righe che hai scritto ci devi lavorare. In realtà io poi ci avevo già lavorato dal punto di vista musicale, ma intanto le avevo fatto ascoltare il testo, l'avevo fatto sì, leggere il testo. E quindi da quel momento, poi dopo 2 anni, insomma, che l'avevo lasciato lì fermo, l'ho proposto anche al mio arrangiatore, anche lui mi ha detto sì, questo spacca, andiamo avanti e arrangiamolo. 2 anni stagionato al punto giusto, ci hai pensato? È un Beh, brano doc d'origine controllata direi di sì, e guarda. protetta. Brava. Comunque devo dire che è bello, è molto bello che poi io sono un po' particolare come ascolto la musica, perché a me deve partire proprio l'input della musica. Se c'è una musica che mi piace, che mi coinvolge, la melodia, ascolto la voce e poi per ultimo ascolto le parole, perché non so, Vero. non te lo so spiegare, ma io sono fatta così. E questo brano mi ha proprio travolto, proprio anche il refrain, la melodia che c'è. Mi spieghi perché il video è in bianco e nero? Ma sì, questa è una bella domanda perché ci abbiamo pensato a lungo con il regista. Diciamo che sì, abbiamo voluto dare un'idea di un qualcosa di lontano, una riflessione, un'introspezione, motivo per cui abbiamo anche scelto una location un po' come hai potuto vedere, appunto, non so se i nostri ascoltatori, appunto, li invitiamo anzi ad andare a cliccare su YouTube per vedere il video, perché abbiamo scelto un contesto di un bosco e quindi un contesto di solitudine, proprio per dare questa sensazione di raccoglimento. E io pensavo che attraverso il bianco e nero ci fosse, a parte che lo cito anche nel testo, una foto in bianco e nero, quindi niente di più giusto secondo me nella scelta del bianco e nero, però questo me lo dico da sola, ma insomma abbiamo voluto dare un senso un po' di raccoglimento, ecco, di intimità. Sì, devo dire che fa proprio pandan con il testo della canzone, con quello che uno va a capire, a percepire, perché poi Esatto. tanto ognuno di noi ha vissuto quello che tu racconti nella storia adesso che ci sei, perché siamo esseri umani e quindi saremmo dei robot se non avessimo avuto il cuore infranto, se non Brava, avessimo, esatto. quindi l'essere umano è giusto che sia così. Allora, Brava. Veronica, tu nel 2020 Sì. hai partecipato come giudice di All Together Now su Canale 5. Che esperienza è stata? Esatto. Ma è stata un'esperienza divertentissima. Era la prima volta che appunto approdavo in TV, quindi sì, è stata bellissima perché per la prima volta, insomma, devo dire, mi sono messa dall'altra parte, no? Come dire, del palco, nel senso, questa volta ero dalla parte dei giudici, quindi è stato veramente bello relazionarsi appunto con l'emozione, con i sogni e le aspettative di questi artisti che si esibivano davanti a noi. Eravamo un gruppo di 100 pazzi giudici, che poi ognuno con la sua arte, perché c'erano attori, c'erano cantanti, musicisti, presentatori, c'erano veramente tanti artisti disparati ed è stato molto bello. Ovviamente, se posso permettermi di ricordare, l'emozione più forte che ricordo di All Together Now è stato quando il regista Roberto Cenci, che ringrazierò a vita, mi ha permesso di cantare un mio brano che ho scritto per una bambina affetta dalla sindrome di Tourette. Quello è stato un progetto bellissimo che inevitabilmente mi fa pensare ad All Together Now, quindi scusate se l'ho Giusto. ricordato, ma
Giusto, giusto Lavoro. ricordare, anche Ecco. perché se si può fare sempre qualcosa di bene e di buono, è giusto ricordarle queste cose. Che cosa ti ha portato questa trasmissione? Ma diciamo che io era un periodo che stavo cercando di farmi conoscere, e a volte, sai, molti tuoi colleghi, appunto, giornalisti mi chiedono se credo appunto che i talent siano uno strumento giusto per farsi conoscere. In quel caso io avevo provato a fare anche il provino come cantante e mi hanno detto: guarda, puoi provare a fare il provino sia come cantante che come giudice, perché stiamo cercando entrambe. E poi alla fine mi avevano, diciamo, più o meno preso, sia come cantante, ho avuto, insomma, ottimi risultati, ma anche come giudice. Alla fine poi me la sono sentita più tranquilla a passare Quindi come giudice, perché stavo più rilassata stavolta. Però no, scherzi a no. parte, sì. Quali È sono andata i più o meno così. tuoi artisti di riferimento? Ma ce ne sono tanti. Parliamo di scena italiana? O qualsiasi scena. Diciamo che l'artista in primis che mi ha fatto veramente tanto appassionare al canto è stata Amy Winehouse, che per me è stata una scoperta, perché quando lei già stava pubblicando i primi brani, i primi album, io ancora non la conoscevo, ma poi forse più o meno al secondo o terzo album forse mi sono completamente innamorata di questa artista gigantesca, e da lì insomma, ho iniziato anche un po' a seguire le sue orme anche a livello stilistico, se vogliamo, no? Perché qualcuno mi dice che poi la mia voce ha una tipologia, tipologia di voce un po' scura e quindi abbastanza simile, diciamo, mi permetto di dirlo, a questo tipo di vocalità. E quindi da lì poi mi sono appassionata. In Italia, se posso dire, non so, mi piace tantissimo Elisa, mi piace tantissimo Malika Ayane, mi piacciono i Negramaro, insomma, ce ne sono tanti che Ecco, stimo. Malika Ayane, tu hai una voce piena come Malika Ayane, se vai a guardare, perché la tua Esattamente. voce nelle canzoni è proprio piena, ti coinvolge, ti travolge, ti riempie l'orecchio quando ti ascolti. Grazie, Quindi, grazie, grazie, grazie. Qualcuno me l'ha detto, però lo prendo di nuovo come un complimento perché. mi fa piacere che anche qualcun altro te l'abbia detto, perché non è soltanto mio pensiero, e quindi sono intanto lieta di averti conosciuto, Veronica, davvero di Grazie, cuore, grazie, grazie grazie, a te. veramente anche per me, sono felice di averti conosciuta. Allora, adesso che ci sei, questo è il singolo in rotazione che trovate anche con il video sul canale YouTube, Veronica Assolutamente. Kirchmeier. Non vi sbagliate, mi Non vi raccomando. sbagliate, anche perché è austriaca, e quindi Sono rigida, giusto, anche perché bisogna essere rigidi, non troppo così. Veronica Kirchmeier, grazie di essere stata con noi. grazie a Quando te, uscirà Daniela. l'album, il tuo primo album, io ti aspetto, eh? Mi mandi un Bene, io sarò qua messaggino. con te. Ok, grazie. Assolutamente, assolutamente. Tante cose Grazie. belle, in bocca al lupo, ciao. Grazie, grazie. Ciao Daniela, ciao a tutti.